perché gran parte sono state già dette. Io apprezzo di questo anno il coraggio e la capacità di andare contro schemi che erano apparentemente non modificabili. Però vorrei dire ai milanesi di Milano e ai milanesi ariosi della città metropolitana che io vorrei festeggiare anche il medesimo coraggio di questa città e di questa città metropolitana nel rivendicare la necessità di un investimento forte su un disegno, che è un disegno di ristrutturazione, di miglioramento, di competitività di questa parte del paese e quindi della regione Lombardia e quindi complessivamente di tutta l'Italia, e dobbiamo avere la forza e la determinazione per chiedere sostegno a queste politiche, perché lo ricordava Lorenzo Gaiani, Daniela Gasparini, prima Granelli. Noi viviamo un momento di straordinaria difficoltà finanziaria, non solo Milano, tutti i comuni della città metropolitana, però lì coraggiosamente tutti i giorni si sperimentano politiche, si cerca di mostrare ai cittadini la differenza tra essere amministrati da un governo di centro-sinistra e da un governo differente. Questo sforzo va sostenuto e il nostro coraggio è di decidere e dire cosa siamo in grado di fare, qual è la nostra visione di città metropolitana, proporre questo progetto e chiedere al Presidente del Consiglio, ai nostri parlamentari, al Parlamento coraggiosamente di sostenerlo. In questa maniera l'anno prossimo festeggeremo un secondo compleanno più ricco e più competente. Grazie.